e prega il Padre per quelli che gli sono affidati e c'è quella bella preghiera Padre tu me li hai dati io te li consegno affinché siano uno quindi davanti a questa preghiera sacerdotale di Gesù tutto questo tempo inizia la passione Dopo aver detto queste cose, Gesù uscì con i suoi discepoli al di là del torrente Cedron, dove c'era un giardino, nel quale entrò con i suoi discepoli. Gerusalemme eh, nel Cenacolo, nella sala lì che Gesù aveva fatto preparare, esce insieme ai suoi discepoli e va nel giardino. Giovanni non dice nel Getsemani, nell'orto degli ulivi, parla di giardino. Ora noi dovremmo subito ricordare nella nostra mente che all'inizio della Bibbia, nella Genesi, si parla di giardino. E ricordate, in quel giardino l'abbiamo visto quando abbiamo parlato dell'Eucaristia. Dio mette l'uomo, mette Adamo. Nel giardino, quel giardino di delizie, Dio mette la sua creatura, l'Adamo. Ma è anche vero che in quel giardino dove Dio mette Adamo, Adamo si scontra. Con il tentatore. Nel Giardino Adamo viene tentato, e in quel giardino Adamo soccombe alla tentazione. Nel Giardino Cristo nuovo Adamo sarà tentato, ma vincerà la tentazione. Il giardino, se avessimo un poco di conoscenza biblica, andremo a scoprire che nel cantico dei cantici, un libro della Sacra Scrittura, si parla del giardino dove l'amato va a incontrare la sua amata. I fidanzati nel cantico dei cantici si incontrano nel giardino. Cristo sposo incontra la sua sposa nel giardino durante la passione. Vuol dire che la passione è l'incontro di Cristo sposo che ama follemente la sua sposa. La passione, allora, come ce la presenta Giovanni, non è il luogo della sofferenza, ma è un luogo dove si vive l'amore. Cristo vive la passione per amore, nel giardino. E il giardino tornerà ancora una volta quando Gesù, deposto dalla croce, lo porranno in una tomba nuova scavata in un giardino. L'ultimo libro dell'Apocalisse, della Bibbia, dirà che alla fine ci sarà un giardino fiorito. Tutta la storia è nel giardino e la nostra vita è chiamata allora a vivere in questo giardino. Diceva Sant'Agostino, in Adamo tutti fummo tentati. E siamo caduti nella tentazione, ma in Cristo tutti tentati, ma siamo vincitori nel giardino. Ora dice, in questo giardino Gesù andò con i suoi discepoli. Anche Giude, il traditore, conosceva quel luogo, perché Gesù, perché Gesù spesso si era trovato là con i suoi discepoli. Giuda dunque vi andò dopo aver preso un gruppo di soldati e alcune guardie, fornite dai capi dei sacerdoti e dei farisei, con lanterne, fiaccole e armi. Nell'ultima cena, vi ricordate quando, dopo che Gesù ha lavato i piedi ai suoi discepoli, e quando annuncia il suo tradimento. Dice il testo che Giuda uscì perché Gesù gli dice quello che devi fare fallo adesso fallo subito Giuda esce e se ne va Ricordate l'Evangelista Giovanni fa una puntualizzazione dice era notte Non semplicemente la notte esterna, la notte atmosferica, la notte del cuore di Giuda Giuda ha il cuore nella notte non riesce più a vedere, non coglie più niente Giuda. Ecco perché qui dice: andò nel, nel giardino con lanterne, fiaccole e armi. Deve vedere. Però solo di lui dice che ha lanterne e fiaccole. Ed è solo Giovanni che ha questa sottolineatura particolare. È stupendo questo. Perché Giuda, stranamente, per andare in questa azione di tradimento, ha bisogno di luce. Ricordate quando Gesù dirà ai suoi discepoli, voi siete la luce del mondo. Restando uniti a Lui c'è luce, senza di Lui non c'è luce. Giuda, staccatosi da Cristo, ha bisogno di una lanterna per poter di nuovo arrivare a Cristo Gesù. E arriva, avete sentito, con soldati. Eh, il termine che viene usato qua sotto per indicare soldati, si indica una truppa di 600 soldati. Ora, il numero è assurdo, chiaramente, eh, l'Evangelista ammette questo numero, però vedete, vuole far risaltare una cosa particolare. Gesù solo e un gruppo di 600 soldati, più le guardie che i, i sommi sacerdoti metteranno a disposizione a Giuda per poter arrestare Gesù. Gesù solo con i suoi discepoli e questa truppa enorme, lì pronto per poterlo poi arrestare. Gesù allora, sapendo tutto quello che doveva accadergli, si fece innanzi e disse loro, chi cercate? Gli risposero, Gesù il Nazareno. Disse loro Gesù, sono io. Ricordate quando Gesù inizia la sua missione? Mentre sta camminando, Giovanni Battista dire ai suoi discepoli, ecco l'agnello di Dio. I primi discepoli vanno dietro a Gesù. Gesù si gira e dice loro, che cercate? È la domanda di sempre, che cercate? Anche in questo giardino, davanti a Giuda e alle guardie, Gesù chiede, chi cercate? L'uomo è un cercatore. Non si vive senza una meta, senza qualcosa da cercare, perché se non abbiamo qualcosa o qualcuno da cercare è una vita senza senso, senza scopo. Se non c'è un senso, uno scopo per cui tu cerchi qualcosa, non ha senso vivere. Si vive sempre o per qualcosa o si vive per qualcuno, ma questa cosa, questo qualcuno, noi dobbiamo capire che cos'è. E Gesù lo chiede loro. Che cercate? Chi cercate? E Gesù invita Giuda quasi fino all'ultimo lo vuole recuperare. E anche questi soldati invita che cosa? A fare luce nel loro cuore, a prendere consapevolezza di che cosa li spinge a stare lì. Anche noi siamo chiamati a prendere consapevolezza nel chiederci sempre che cosa ci spinge a stare qui, che ci spinge a stare qui questa sera che ci spingerà domenica a partecipare alla celebrazione eucaristica. L'abbiamo detto tante volte, la tradizione perché si è sempre fatto così o perché stiamo alla ricerca di qualcuno, di qualcosa, di qualcuno di forse abbiamo appena appena intuito qualcosa, forse c'è appena qualche segnale che è giunto a noi e ci siamo messi alla ricerca. Vanno per catturare Gesù? E Gesù chiede chi cercate e loro dicono Gesù il Nazareno. Gesù risponde: Sono io. Ora attenzione perché purtroppo la nostra Bibbia traduce sono io. Sapete nel testo originale come traduce? Inverte. Il testo originale dice io sono. Ricordate nel libro dell'Esodo, quando Mosè sale sul monte e vede rovete ardente. Voleva sapere Signore, ma tu chi sei? Come ti chiami? E il Signore risponde con quel nome misterioso, io sono. Colui che sono. Le prime parole quali sono? Io sono. Chi cercate? Gesù di Nazareno? Gesù risponde: Io sono. L'ebreo, che conosce la Bibbia, conosce l'Antico Testamento, sentendo dire Gesù: Io sono, subito collegano questo Gesù a quel Dio del rovetto ardente che è questo Gesù e lì io sono. Davanti a questa affermazione di Gesù succede una cosa particolare. I soldati indieteggiano e cadono a terra. Davanti alla sublimità, dirà San Paolo, della conoscenza di Cristo Gesù, io piego le ginocchia davanti alla sublimità della conoscenza di Cristo Gesù. Davanti al nome di Cristo gli inferi tremano, davanti al nome di Cristo i demoni scappano. Sono alla ricerca questi soldati, ma non per scoprire l'identità di Cristo, per poterlo seguire la loro non è una ricerca sincera, né una ricerca vera. È una ricerca viziata fin dall'inizio, perché sono lì con un pretesto falso per poterlo arrestare. Ricordate, Gesù ha i discepoli che lo seguono, che cercate, Gesù poi dirà, venite e vedrete. Gesù non potrà dire ai soldati, venite e vedrete, perché loro non stanno ricercando veramente Cristo Gesù. Vi era con loro anche Giuda, il traditore. Appena disse loro: Sono io. Indietreggiarono e caddero a terra. Domandò loro di nuovo: Chi cercate? risposero: Gesù il Nazareno. Gesù replicò: Vi ho detto, Io sono. Se dunque cercate me, lasciate che questi se ne vadano. Quanta delicatezza c'è in questa frase di Gesù. Sapete perché? Perché noi sappiamo che tutti quanti scapparono sotto la croce. Qui è come se Gesù dicesse, come se lui desse permesso ai suoi discepoli: andatevene, quindi lasciateli andare. Sono io che cercate, cercate me, sono io, quindi lasciate andare loro. E quindi anche se voi scappate e ve ne andrete perché avete paura, sono io che ve lo dico: andate, non vi preoccupate. È un Gesù che giustifica fino alla fine. È un Gesù che prende le parti anche dei traditori fino alla fine. Gesù che nell'atto supremo dove lo stanno consegnando, lo stanno tradendo, ancora continua ad amare, ancora continua a perdonare. Io non so se noi capiremo mai questo segno che sta davanti ai nostri occhi. Quando noi davanti a certe situazioni vogliamo capire, vorremmo delle spiegazioni vuol dire che forse non ci siamo mai messi seriamente davanti alla croce, forse non abbiamo mai preso in considerazione veramente che cosa significa amare. Se dunque cercate me, lasciate che questi se ne vadano perché si compisse la parola che gli aveva detto. Non ho perduto nessuno di quelli che mi hai dato. Ricordate quando durante il ritiro parlavamo di Giuda? Ricordate il pastore che va in cerca della pecora, non la trova finché non l'ha perduta. Qui vedete Gesù come dice, perché si compisse la parola, non ho perduto nessuno di quelli che mi hai dato. Nessuno. Nessuno. Capite che significa nessuno? Lui non ha perduto nessuno, perché al pastore tutte e cento pecore sono importanti. Anche quell'ultimo lì, proprio quello lì che ha bestemmiato, ha fatto quello che ha fatto, proprio per l'ultimo lì nessuno. Non ho perduto nessuno. È venuto per questo, vi ricordate, perché è morto sulla terra, per andare alla ricerca della centesima pecora perduta. L'ha trovata la centesima pecora. Dove l'ha trovata? Sulla croce. Nel giorno di Pasqua è il giorno dove il figlio prodigo torna a casa. Il giorno di Pasqua è il giorno dove il pastore ritrova la pecora. Allora Simon Pietro, che aveva una spada, la trasse fuori e colpì il servo del sommo sacerdote e gli tagliò l'orecchio destro. Quel servo si chiamava Marco. Gesù allora disse a Pietro, rimetti la spada nel fodero, il calice che il padre mi ha dato, non dovrò berlo. Eh, noi ricordiamo la figura di Pietro nei Vangeli Pietro è quello che è sempre pronto no? è sempre proprio immediato davanti alle situazioni eh, Signore non ti accadrà mai Gesù annuncia la sua passione Signore questo non sarà mai per te nel, nel Cenacolo Signore darò la vita per te Pietro non ha capito niente Pietro il primo Papa non ha capito niente fin qui prende la spada perché vuole difendere il suo Maestro eh, Pietro ha un cuore pieno di passione e davanti nel momento in cui vede soffrire il suo maestro, chiaramente lo vuole difendere. Ma come lo vuole difendere? Con le armi. Gesù come si sta difendendo? Con l'amore, con la misericordia, con il perdono. Pietro vuole difendere con le armi. Quante, quante volte anche noi vogliamo difendere Dio con le armi. Quante volte vorremmo che Dio intervenisse con la forza. Signore, ma perché non intervieni? Signore, perché a quelle persone non hai fatto cadere le mani quando hanno compiuto quell'azione? Signore, ma dove sei? Dov'è il Signore? Nel giardino. Vogliamo trovare il Signore, ma trovarlo veramente, mettendoci in crisi, andiamo nel giardino. Non restiamo seduti comodi se vogliamo trovare il Signore. Andiamo nel giardino, in questo giardino dove tutto questo sta avvenendo. Allora i soldati con il comandante e le guardie dei giudei catturarono Gesù, lo legarono e lo condussero, attenzione, lo legarono. Sapete Gesù fino a quando resterà legato? Fino a mezzogiorno, da questa notte fino a mezzogiorno resta legato. Come un agnello fu condotto a macello. Vi ricordate nell'Antico Testamento c'è una persona che viene legata? Isacco. E sapete chi è che lo lega Isacco? Il padre. E sapete il padre dove porta Isacco legato? Sul monte, perché lo deve sacrificare. Allora capite che l'ebreo che conosce la Sacra Scrittura, capendo Gesù legato e il padre devo compiere la volontà del padre, subito chi capisce di chi sta parlando? Di Isacco. Però Isacco che succede? Mentre Abramo lo sta sacrificando col coltello, interviene l'angelo, fermati. Capite, questo è importante perché la storia da dove la vogliamo leggere? Da parte degli uomini o da parte di Dio? Certo, noi potremmo dire da parte degli uomini perché noi abbiamo gli occhi degli uomini, è vero questo. Però abbiamo parlato anche della rivelazione, abbiamo detto durante il ritiro che a un certo punto non si tratta che noi siamo chiamati a immaginarci Dio, perché Dio siccome grazie a Dio si è rivelato, si è fatto conoscere e si è fatto conoscere attraverso Gesù Cristo, quindi abbiamo il modo per poter leggere la storia con gli occhi di Dio. E leggere la storia con gli occhi di Dio è proprio conoscere Gesù Cristo. Gesù Cristo ci rivela come Dio guarda il mondo. Quindi vuol dire che a un certo punto siamo chiamati da questa posizione qui a passare di qua. Se vogliamo vedere il mondo come lo guarda Dio, dobbiamo metterci di qua. Se io mi siedo adesso, voi che state davanti mi vedete, quelli che stanno indietro non mi vedono. Oh Dio, non si perdono niente se non mi vedono, per carità, non è che perdono lo spettacolo, però per avere una visione buona bisogna stare davanti. Se vogliamo avere una visione buona del mondo e la visione giusta, dobbiamo salire lì. Ripeto, non salire sulla croce ma messi in croce. Non! Ma entrare in questa dinamica di questo giardino. Se vogliamo veramente vedere il mondo, quindi lo legarono e lo condussero prima da Anna, egli infatti era suocero di Caifa, che era suo sacerdote quell'anno. Caifa era quello che aveva consigliato ai Giudei, è conveniente che un solo uomo muoia per il popolo. Intanto Simon Pietro seguiva Gesù insieme a un altro discepolo. Questo discepolo era conosciuto dal Sommo Sacerdote ed entrò con Gesù nel cortile del Sommo Sacerdote. Quindi c'è Pietro e c'è questo discepolo che non conosciamo. Vi ricordate, in Giovanni c'è molte volte che compare questo discepolo senza nome. Lo sapete chi è? Lui chi? È l'altro discepolo quello che Gesù amava. No, è l'altro discepolo. È l'altro discepolo amato. E sapete chi è? Siamo noi. Perché noi siamo l'altro discepolo sempre amati. Sì, la tradizione dirà che è Giovanni, va bene. Però è una tradizione che dice che è Giovanni. Ma è l'altro discepolo. È l'altro discepolo, sta sempre insieme a quell'altro discepolo. Pietro in questo caso. E Pietro avete sentito? No, lo segue da lontano, quanto è bravo Pietro. Però da un lato eh, ci viene da dire comunque è da lontano ma lo sta seguendo, non l'ha abbandonato. Sarebbe bello poter leggere nei Vangeli, e questa è una grazia che dobbiamo chiedere al Signore no, di poter entrare nello spirito di Pietro. Lo segue da lontano. Giovanni è conosciuto qui in questa realtà del sommo sacerdote Pietro invece non è conosciuto però Giovanni tanto che fa riesce a fare le entrate. Eh, entra nel cortile Giovanni Pietro invece si fermò fuori vicino alla porta allora quell'altro discepolo noto al sommo sacerdote tornò fuori, parlò alla portinaia e fece entrare Pietro Pietro può entrare dentro nel cortile del sommo sacerdote del posto Gesù e finalmente può seguire meglio però ciò che poteva essere un vantaggio per Pietro diventa anche il suo svantaggio perché questa è la sciagura di Pietro perché attenzione adesso viene una cosa particolare cercate di cogliere un'attenzione da un lato c'è Pietro e da un lato c'è Gesù da un lato c'è Gesù che afferma una cosa e Pietro che afferma un'altra cosa sapete Pietro come afferma una cosa? negando però attenzione perché Pietro non nega Gesù nega un'altra persona Seguiamo con attenzione, perché nella storia qui del discepolo c'è la storia di ogni discepolo, c'è la nostra storia, la nostra identità. E la giovane portinaia disse a Pietro, non sei anche tu uno dei discepoli di questo uomo. E gli rispose, non lo sono. St sta negando se stesso. Non sta negando Gesù, sta negando se stesso. E se... Perché adesso tre volte lui dirà. Allora capite, fin quando c'era Gesù, Pietro era il forte. Senza Gesù, Pietro non ha forza. Ricordate cosa dirà Gesù ai discepoli: Senza di me non potete far nulla. Pietro non ha più il suo maestro a fianco, si sente perso. Io una volta, nell'esperienza che ho fatto di parroco, fece un funerale di una persona, la vedova, così piangeva il marito. E lei diceva così: Sono scompagnata, non ho più il compagno. Effettivamente lei voleva affermare questo. Io adesso chi sono? Cioè, se tutta la mia vita matrimoniale era in riferimento a lui, non essendoci più lui, io adesso chi sono? Diceva lei. Se è vero che Adamo, lui si scopre Adamo perché c'è Eva, la donna, quindi nella diversità lui scopre chi è, venendo meno lei, lui chi è? Pietro, venendo meno il Maestro, Venendo meno a lui però chiaramente, lui non sa più chi sia. Non lo so. La sua identità perché la perde di riferimento? Perché è il maestro che gli dava l'identità. Eh, attenzione perché la portinaia non ha fatto un'affermazione, ha insinuato un dubbio. Perché la portinaia ha detto, non sei anche tu uno, cioè non ha detto sei, non sei anche tu uno di quelli. Non lo sono, intanto i servi e le guardie avevano acceso un fuoco perché faceva freddo e si scaldavano, anche Pietro stava con loro e si scaldava. Quanto è bello no? quando si accende il fuoco e si mette vicino al fuoco, vicino al fuoco si fa compagnia, si fa comunità, si fa comunione, si condivide, però vicino al fuoco si può fare anche l'indifferenti. Quanto è diverso questo fuoco che Pietro davanti al quale si riscalda? da quel fuoco che Gesù dirà sono venuto a portare un fuoco e come vorrei che fosse già acceso. Pietro, i soldati si riscaldano perché fa freddo, Pietro anche lui si mette lì come se niente fosse. Pietro lì e Gesù sta dentro. La portinaia interroga Pietro, seguite adesso. Il sommo sacerdote dunque interrogò Gesù. Il sacerdote interroga Gesù, la volta lì interroga Pietro. Due interrogatori. E così saranno di seguito. Tre volte Gesù, tre volte Pietro. Interrogò Gesù riguardo i suoi discepoli e al suo insegnamento. Se tu anche tu dei discepoli, Gesù, Pietro dice no, la, il sommo sacerdote interroga Gesù circa i suoi discepoli e il suo insegnamento. Capite? Proprio dove lì Pietro sta negando, Gesù afferma proprio il riferimento a loro. Gesù rispose: Io ho parlato al mondo apertamente, ho sempre insegnato nella sinagoga e nel Tempio, dove tutti i Giudei si riuniscono, e non ho mai detto nulla di nascosto. Perché interroghi me? Interroga quelli che hanno detto ciò che ho detto loro, ecco, essi sanno che cosa ho detto. È bello questa affermazione che fa Gesù. Tu vuoi sapere qualcosa circa i discepoli, l'essere discepoli? Chiede alla Chiesa, chiede alla comunità, perché ho parlato alla comunità. Chi è Gesù? Chiediamo alla comunità chi è Gesù, perché la comunità ascolta la parola di Cristo solenemente durante la domenica, ogni giorno. È la comunità che è depositaria dell'identità di Cristo. Noi riveliamo attraverso noi stessi chi sia Cristo. Allora, se vogliamo conoscere Gesù Cristo, che cosa Cristo pensa dei discepoli? Dobbiamo guardare i discepoli. Pietro però non vuole farsi guardare come discepolo. Teme, ha paura. Noi come discepoli temiamo, abbiamo paura o ci lasciamo guardare come discepoli? Possiamo presentarci come discepoli depositari della parola del Signore puoi sapere, dice Gesù al sacerdote, chiedi a loro. Se chiedessero a noi? La passione di Cristo è la nostra passione, l'identità di Cristo è la nostra identità, che qui viene messa in discussione oppure come punto di riferimento. Appena detto questo, uno delle guardie presenti diede uno schiaffo a Gesù dicendo, così risponde al sommo sacerdote, eh, vi prego, se avete... La capacità, un po' di fantasia, cercate di sentire questo schiaffo. C'è quel canto no, tradizionale: Gesù mio, dure funi. Gesù mio, la bella faccia, chi ti schiaffeggiò? Quella faccia che ha fatto del bene. Quelle mani che hanno benedetto, mani che vengono legate, faccia che viene schiaffeggiata. Vi prego, è la, la faccia di un Dio che viene schiaffeggiata. Pensate agli schiaffi che riceviamo noi, non a uno schiaffo materiale, ma pensiamo agli schiaffi che riceviamo e come facciamo i risentiti. Pensate come, come ti permetti. Lui deve venire da me. Il servo del sacerdote, attenzione, non è il sacerdote che schiaffeggia Gesù, è il servo del sacerdote, quindi diremo noi, proprio uno degli ultimi che schiaffeggia Gesù. E questo gesto indica una cosa particolare, vedete, servilismo di questo servo. Cioè per fare la bella faccia davanti al suo padrone, il suo sacerdote, schiaffeggia Gesù. Gesù che si è fatto servo diventa più servo dei servi. Gesù gli rispose, se ho parlato male dimostrami dove è il male, ma se ho parlato bene perché mi percuoti? Allora Anna lo mandò con le mani legate a Caifa, il suo sacerdote. Intanto Simon Pietro stava lì a scaldarsi, l'abbiamo lasciato e ancora lì è rimasto che si sta scaldando. Gli dissero: Non sei anche tu uno dei suoi discepoli? Egli lo negò e disse, non lo sono. Ma uno dei servi del sommo sacerdote, parente di quello a cui Pietro aveva tagliato l'orecchio, disse, non ti ho forse visto con lui nel giardino? Pietro negò di nuovo e subito un gallo cantò. Ora se avete un po' di pazienza, voglio provare ad ascoltare un brano della passione di Bach sul Vangelo di Matteo, che però porta questa citazione di Pietro. È un brano che dura sette minuti. Ma non vi farò ascoltare tutti e sette minuti, vi farò ascoltare solo qualcosa, dove in questi sette minuti l'autore in pratica dice una sola frase e su una frase Bach su due parole di questa frase impiega sette minuti. La frase che dice Pietro che sta parlando, Pietro dice così: abbi pietà di me, Signore, per amore del mio pianto. Guardi il mio cuore e gli occhi che piangono amaramente, abbi pietà di me. E Bach su queste due parole, abbi pietà di me sette minuti. Come la anche la musica, la, avete sentito no? proprio la passione, no? eh, questa intuizione di Bach, di cogliere questo tradimento di Pietro, eh, di fargli dire queste parole, abbi pietà di me, Signore. E vedi questo mia perdono proprio in queste lacrime, eh, davanti a questa realtà di aver mancato. Io ve lo consiglio, per vivere proprio anche la passione, no? anche l'ultima settimana così a casa su internet si trova passione di Bach, dura tanto, veramente dura tanto, però poterla sentire a pezzi, eh, c'è un coinvolgimento, eh, anche un coinvolgimento emotivo, eh, noi abbiamo anche delle emozioni, eh, eh, andiamo col, con la mente, con l'intelligenza, ma andiamo anche con il cuore, andiamo anche con la pancia. Come viene il Signore nei nostri confronti anche così con la pancia? Pietro negò di nuovo e subito un gallo cantò. Condussero poi Gesù dalla casa di Caifa nel pretorio, era l'alba, ed essi non volero entrare nel pretorio per non contaminarsi e poter mangiare la Pasqua, perché sapete, no, per gli ebrei il pretorio era il luogo dove stavano i romani, e quindi, siccome era la Pasqua, la Parascele. Per gli ebrei è il giorno santissimo, come per noi la Pasqua è il giorno santo. Non c'è un giorno più santo della Pasqua. Allora loro, secondo le loro pur, ritualità di, di, um, di purezza, non potevano contaminarsi con non ebrei. I romani erano considerati dei pagani, loro non potevano entrare in comunione con i pagani, altrimenti non potevano più celebrare la Pasqua. Quindi si tengono fuori... Eh, vedete, vedremo... Come sono bravi nell'osservanza esteriore. Perché nell'osservanza esteriore, per quanto ci può costare, ma non ci costa niente l'osservanza esteriore. Perché se non devo mangiare la carne, non mi costa niente in cuore se non mangiare la carne. Però poi se devo mandare a quel paese un fratello, non fa niente. però ho osservato poi non mangiare la carne. Se devo venire in chiesa e fare anche delle pratiche e mettermi in ginocchio, va bene, le faccio anche esteriormente. Però se poi dalla comunità sono inviato a cambiare vita, beh, quello poi no. L'osservanza esteriore. La pratica che non serve a niente se non corrisponde un cambiamento del cuore. Non hanno per loro, se ne fregano di questo Cristo che è legato da quella sera fino a mezzogiorno del giorno dopo e lo buttano lì davanti con delle false accuse che noi le sappiamo e loro stesso lo dicono. Però il precetto che non devono contaminarsi e non si contamineranno, ma se contano il fratello non fa niente. Dirà Gesù Ipocriti, chi di voi non scioglie il proprio bue, e il proprio asino per portarlo alla fonte? E non si procono invece di questa donna che da 38 anni Satana teneva legata? Non entrarono nel pretorio per non contaminarsi e poter mangiare la Pasqua. Pilato dunque uscì verso di loro e domandò: Che cosa portate contro quest'uomo? Gli risposero. Se costui non fossimo a fattore, non te l'avremmo consegnato. Vedete, qui attenzione che adesso entra in gioco Pilato. E Pilato lo sappiamo, no? Pilato è quella persona che non riesce a prendere una decisione. E Pilato è quello che cerca sempre che gli altri possano prendere una decisione. E beh, avete deciso così, famosissimi: mi lavo le mani. E qui c'è tutta una discussione tra Pilato e loro. Perché dice perché me l'avete portato? Loro dicono evidentemente: se te l'abbiamo portato, perché è malfattore. Cioè, che cosa stanno dicendo? L'abbiamo già giudicato, è così, quindi vai avanti, non c'è bisogno di fare altro, altrimenti non te l'avremmo portato. Eh, cerchiamo di leggere il non detto sotto queste sfumature perché è importantissimo. Se non fossimo a fattore, non te l'avremmo consegnato e Pilato disse loro: prendetelo voi e giudicatelo secondo la vostra legge. Quindi, se è una cosa vostra, vedetela voi. Eh, Pilato vuole tirarsi fuori da questa situazione, non vuole entrarci. Tenete presente che la Giudea per Roma era considerata proprio come mamma mia la cosa più pesante. Era proprio la palla al piede per l'Impero romano, la Giudea. Era, e lo sappiamo anche adesso, le situazioni di conflitto che continuamente ci sono lì in Terra Santa. Gli risposero a noi non è consentito mettere a morte nessuno. Come? Ce l'hanno deciso che deve morire. Lo consegnano come un malfattore. Pilato dice giudicatelo. Ah, noi non è consigliato mettere a morte nessuno, quindi già aveva deciso che doveva morire. Tutta una farsa allora, hanno già deciso in coloro. Però loro non possono decidere la vita e la morte perché spetta solo all'imperatore e di colui che rappresenta l'imperatore come procuratore, in questo caso Ponzio Pilato. Così si compivano le parole che Gesù aveva detto, indicando di quale morte doveva morire. Pilato allora rientrò nel pretorio, fece chiamare Gesù e gli disse, sei tu il re dei Giudei? Gesù rispose, dici questo da te oppure altri hanno ti hanno parlato di me? Pilato disse, sono io forse giudeo? La tua gente, i capi dei sacerdoti ti hanno consegnato a me. Che cosa hai fatto? Eh, viene condotto come re dei giudei, poi perché si è fatto figlio di Dio. Eh, non sono neanche loro d'accordo tra di loro. Chiaramente ai giudei serve che cosa? Eh, il re chi è? L'imperatore Cesare, se te lo presentiamo come un altro re, tu Ponzio Pilato, che devi salvaguardare il tuo re, l'imperatore Cesare, allora noi per questo te lo portiamo. Poi noi sappiamo che si è fatto Dio, ma a questo eh, Pilato non interessa, però questo poi interessa a noi. Eh, si gioca su un doppio livello tutto questo: che cosa hai fatto? rispose Gesù. Il mio regno non è di questo mondo. Se il mio regno fosse di questo mondo, i miei servitori avrebbero combattuto perché non fossi consegnato ai Giudei, ma il mio regno non è di qua giù. Eh, vedete, per tre volte Gesù dice: il mio regno, il mio regno non è di questo mondo. Allora capiamo perché non ha risposto con la spada quando Pietro ha tagliato l'orecchio al suo sacerdote. Ecco perché non ha mandato la legione di angeli per farsi liberare. Ecco perché ha accettato di essere legato, perché il suo regno non è di questo mondo. Qual è il nostro regno? A quale regno noi vogliamo tendere? Quale regno noi vogliamo che venga affermato? Di chi vogliamo essere discepoli? Ritorna la domanda, chi cercate? Il mio regno. Padre nostro che sei nei cieli, venga il tuo regno. Allora non ci illudiamo quando vorremmo altro, perché quando vogliamo altro non stiamo più chiedendo il regno di Dio. E per capire questo regno di Dio dobbiamo stare qui. Qui viene il regno di Dio. Perché quello è il trono. Il trono non è quello, quello è il trono. E i re siedono in trono, Cristo regna dalla croce. Pilato gli disse, dunque tu sei re? Rispose Gesù, tu lo dici. Ora, qui purtroppo il testo italiano non rende bene, perché il testo greco dovrebbe dire così bene o male. Tu dici che io sono re. Quindi non Gesù non risponde a Pilato. Pilato gli fa una domanda ben chiara. Se tu allora eri re, Gesù non dice, sì lo sono. Gesù non lo dice proprio. Dice, adesso è un problema tuo stabilire se io sono o non sono re, in base a quello che riesci a capire. Se ti ho detto che il mio regno non è di questo mondo, allora se tu accetti questa categoria, e quindi accettare questa categoria significa comprendere che cosa significa essere discepolo. Allora puoi dire se sono o non sono re. Adesso è la tua coscienza che deve stabilire. Capita la situazione, il mio regno non è di questo mondo. Adesso tu devi prendere decisione se sono o non sono re. Siccome tu davanti ai tuoi occhi però hai Cesare come re. E io ti dico che il mio regno non è di questo mondo come i regni di questo mondo. Adesso tu devi capire se sono o non sono... Regno. Non lo puoi chiedere a me se ti ho detto che il mio regno non è di questo mondo. Quindi adesso è un problema di Pilato. Per questo io sono nato e per questo sono venuto nel mondo, per dare testimonianza alla verità. Chiunque dà la verità ascolta la mia voce. Gli dice Pilato. Che cos'è la verità? Ed è strano perché ricordate, Gesù non risponde. Eh, io mentre oggi riflettevo su questa parte qui, provo a pensare il lungo silenzio tra Gesù e Pilato a questo momento. Pilato che dice cos'è la verità? E Gesù non risponde. Cos'è la verità? Lo siete mai chiesti. Che cos'è la verità? Eh, vedete, noi potremmo ragionare a livello filosofico e potremmo dire cos'è la verità a livello filosofico. Noi generalmente diciamo che una cosa è vera quando corrisponde quello che dico a quello che è successo. Evidentemente Gesù non sta facendo riferimento a questo. C'è uno studioso francese, belga, scusate, che per 30 anni ha studiato su questo fatto su questa affermazione di Gesù, cos'è la verità? Per 30 anni gli ha pubblicato chiaramente un volumone di studi. Quando si fa una sintesi non, non, non è mai una cosa buona, però cerco di dirvi in soldoni che cosa dice questo studioso, che cos'è la verità? La verità è far conoscere qual è il progetto di Dio, questa è la verità. La verità è che Dio... Si rivela, si fa conoscere e si fa conoscere attraverso Gesù Cristo. Questa è la verità. All'inizio del Vangelo di Giovanni, noi leggiamo così al capitolo primo, versetto 18: Dio nessuno l'ha mai visto. Gesù Cristo Lui ce l'ha fatto conoscere. Ecco la verità. È Gesù Cristo è la verità. Cosa è la verità? Sta davanti a te, Pilato. Cos'è la verità? E questa è la verità. La verità che dice che una vita ha senso solo se è donata non si è trattenuta. Una vita ha senso solo se si offre non si trattiene per sé. Una vita che non sta lì a calcolare 5-4. Ma è una vita che è sempre una super vita, un supplemento di donazione. Chi vede me vede il Padre, dirà Gesù, ecco la verità. Cristo via di accesso al Padre, la verità. Detto questo, Pilato uscì di nuovo verso i Giudei e disse loro, io non trovo in lui nessuna colpa. Eh, Pilato vorrebbe un po' comediare, vorrebbe togliersi di mezzo, come dicevo prima, vorrebbe anche a un certo punto liberarlo perché Pilato, più va avanti, vedete stranamente: in Pilato c'è più verità, ricerca di verità che non i giudei. Pilato, più, giude, più dei giudei, si lascia provocare da questo Gesù che sta davanti a lui, non si chiude veramente davanti a lui, però non riesce a fare poi la decisione giusta. Non riesce poi a trarre la conclusione perché succede molto tanto anche a noi. Sappiamo ma non sappiamo trarre la conclusione. Sapete perché Pilato non riesce a trarre la conclusione giusta? Perché non vuole perdere il posto. Perché alla fine gli diranno se tu liberi costui non sei amico di Cesare. Non sei amico di Cesare. Se non sei amico di Cesare, noi siamo Cesare, ti facciamo togliere il posto. Pilato per avere salvo il suo posto deve sacrificare piedi. Gesù. Cosa sacrifichiamo noi per avere il nostro posto? E cosa sacrifichiamo noi per quelle nostre posizioni? Capite ancora una volta chi cercate? Io non trovo in voi nessuna colpa, vi è tra voi l'usanza che in occasione della Pasqua io rimetto uno in libertà per voi. Volete dunque che io rimetti in libertà per voi i re dei giudei? Allora essi gridarono di nuovo, non costui ma Barabba. Barabba era un brigante. Sappiamo che Barabba sarà liberato e Gesù morirà. Ancora una volta, in questo che sembra una decisione degli uomini, si manifesta il penno di Dio, che qual è? Prendere su di sé il peccato di ogni uomo anche il peccato di Barabba. Ciò che sembra giocare contro Cristo, invece sembra che tutto concorra al progetto di Cristo. È venuto per salvare il peccatore. Barabba era un peccatore. Mettendo in libertà Barabba, Gesù l'ha salvato. Però affinché qualcuno si salvi, un altro deve morire, questa è la logica. Sono disposto a che qualcuno possa salvarsi, ma non facendo morire un altro, ma morendo io. Sono disposto io a mettermi da parte affinché un altro possa uscire fuori. Ricordate Giovanni Battista: lui deve crescere e io devo diminuire. Un altro po' va vado un altro po' avanti? Sì? Eh, non tutti, si, sì. metti gli occhiali, vado un altro po' avanti, io mi fermo. <ride> un altro po' che mi fermo. Eh? Allora, Pilato fece prendere Gesù e lo fece flagellare. Eh, purtroppo si trova con le spalle al muro, Pilato, qualcosa deve fare. Deve dare soddisfazione pure a questi giudei che comunque l'hanno presentato, no? E i soldati intrecciato una corona di spine gliela posero sul capo e gli misero addosso un mantello di porpora. Gli si avvicinavano e dicevano salvere dei giudei e gli davano schiaffi. Vedete, pure qui effettivamente lo prendono per scherzo, lo prendono in giro, eh, si burlano di Cristo, eh, gli mettono questa corona, non una re, ma quella di spine gli mettono in mano lo scettro con la canna, gli mettono addosso probabilmente il, il mantello di un soldato, quindi il manto regale, però intanto lo stanno affermando re, lo stanno affermando come re, anche se lo prendono in giro, però intanto è re, è veramente il re, è il vero re. Sapeva dei giudei e, 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 e lo prendevano schiaffi. Ricordate cosa dice San Paolo nella lettera ai filippesi. Cristo Gesù, pur essendo di natura divina, non considerò un tesoro geloso la sua uguaglianza con Dio, ma spogliò se stesso assumendo la condizione di servo e divenendo simile agli uomini. Apparso in forma umana, umiliò se stesso, facendosi obbediente fino alla morte e alla morte di croce. Ecco, siamo arrivati. Se ci fosse un, un posto più sotto del pavimento la sarebbe Cristo e se ce ne fosse ancora uno più sotto, ancora più sotto sarebbe Cristo e qui l'ha raggiunto il posto, vedete proprio davanti a questo prenderlo in giro: ha raggiunto il posto del suo abbassamento. Stiamo davanti allo svuotamento, Dio si è svuotato. Mi viene in mente un'affermazione: quando qualche volta qualche mamma o qualche figlio, no, consumato dall'amore per i genitori, dice: Non tengo più niente, mi è rimasto solo questo poco di vita, ecco, si è consumato, si è svuotato, non ha più niente. Pilato uscì fuori di nuovo e disse loro: Ecco, io ve lo conduco fuori, perché sappiate che non trovo in lui a colpa alcuna. Vedete, Pilato ancora una volta dice, va bene, me l'avete portato per condannarlo, l'abbiamo visto così, vi voglio accontentare, lo flagello, l'abbiamo flagellato. Ecco, adesso ve lo faccio pure fuori, così umiliato. Dice il testo, lo condusse fuori, ora Gesù uscì portando la corona di spine e il mantello di porpora. E Pilato disse loro, ecco l'uomo. Come lo videro i capi sacerdoti, le guardie gridarono: Crocifiggilo, crocifiggilo. Dissero a Pilato: Prendetelo voi e crocifiggetelo. E lui non trova colpa. Gli risposero: I giudei, non abbiamo una noi abbiamo una legge. Secondo la legge deve morire perché si è fatto figlio di Dio. Eh, Proprio che immaginare, no? Pilato che esce di nuovo fuori e porta Gesù fuori. Gesù che esce. Eh, L'uscita di Gesù. Il papa ci dice: La chiesa è in uscita. Gesù, però, come esce? Non con i segni trionfanti, Gesù esce con i segni della passione. E Pilato dice, ecco l'uomo. Chi è Gesù? È l'uomo. Se Gesù è l'uomo, l'uomo per essere uomo deve essere come Cristo. Gesù è l'uomo, l'uomo per essere uomo deve guardare a Cristo. E dirà San Paolo che in Cristo abita corporalmente, corporalmente tutta la pienezza della divinità. In Cristo abita corporalmente tutta la pienezza della divinità. Se io voglio. Essere, Cristo si è fatto uomo, nella nostra umanità, che Lui ha preso, Abita tutta la pienezza della divinità, e se io per essere uomo devo guardare a Cristo, vuol dire che dentro di me abita? Traete voi le conclusioni. Allora, chi è quell'uomo? Pilato aveva chiesto prima: Cos'è la verità? Chi è quell'uomo? La verità. Però, ecco qual è la verità. Mi voglio fermare qui ehm, perché mi sta venendo in mente l'ascolteremo il Venerdì Santo. Proprio quando ascolteremo questa passione qui, ascolteremo un brano di Isaia come prima lettura. ricordate, Ricordatevelo il Venerdì Santo: dove si è in certo punto dirà così: Non ha apparenza né bellezza per attirare i nostri sguardi. Uomo dei dolori, davanti al quale ci si copre la faccia, talmente trasfigurato il suo volto. Vedi, ha messo qualcosa di brutto, ripugnante, non la si guarda, si distoglie lo sguardo. Così Isaia descrive il servo sofferente, uomo dei dolori davanti al quale uno ci si copre la faccia. Bene, ringraziamo il Signore per questo momento così bello, forte. Noi ci vediamo con Don Maurizio il 6 aprile alle ore 20. Lo ringraziamo perché tutta la Chiesa di Dio si prepara in questo momento ecco, a vivere la gioia del suo Signore, questa gioia che si manifesta attraverso un volto sfigurato. Non so perché mi viene in mente il gobbo di Notre Dame, che aveva una bellezza infinita dietro questo volto un po' così. E vorrei finire con una preghiera. Io di solito faccio sempre al posto dell'atto di dolore, è una preghiera che conosco, non so se va bene, però così davanti a Gesù crocifisso penso che potrebbe. Posso? Ci mettiamo in piedi. Gesù mio, crocifisso. Ecco il misero tuo servo ai tuoi piedi. Mi pento per tante infedeltà e rinnovo il proposito di amarti. Nella piaga del tuo cuore benedetto metto il mio cuore. Perdona tutti i suoi peccati e infiammolo del tuo santo amore. Nelle piaghe delle tue mani metto le mie mani. Purifica anch'esse per tanto male che possono aver fatto e rendile pure il tuo santo servizio. Nelle piaghe dei tuoi piedi metto i miei piedi. Purifica anch'essi col tuo preziosissimo sangue e perdona i passi che possono averti offeso rende mio buon Gesù tutto il mio essere una cosa sola con te fa che io ti sia fedele servo sulla terra e poi lascia che il tuo servo venga a goderti in cielo Amen gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo ti adoriamo Cristo e ti benediciamo perché con la tua Santa Croce è redentore il Signore sia con voi vi benedica Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo. Benediciamo il Signore.